Un viaggio con Harry, Keep On Live, e oggi ad Indie Pride abbiamo ospiti sul furgone Benelli. Intanto raccontatemi quali sono gli ultimi vostri progetti musicali. Ok. O cosa c'è in programma, diciamo. Allora, noi abbiamo fatto uscire 4 singoli da gennaio e ora sta per uscire martedì, uscirà il 29, uscirà Siamo Tutti, che è il primo disco nostro. E avrà 9 pezzi e poi andremo in tour sempre dal 29, partiremo da Urbino, faremo tante città, Bologna, Firenze, Roma, Rimini, Milano. Vediamo un attimo la reazione che ci sarà live del disco e delle canzoni che andremo a proporre. Però per noi il live è una componente molto importante. Siamo abbastanza eccitati da questo perché comunque andiamo a proporre dei pezzi che comunque non sono stati mai sentiti, quindi che poi forse per la prima volta sono davvero solo nostri e sì, insomma, è un bel esordio. Sì, sì, sì. Un nuovo album tutto da scoprire. Sì, certo, sì, una band da riscoprire. Sì. Assolutamente, assolutamente sì. Invece Indie Pride, perché Indie Pride immagino vi faccia piacere trovarvi qui, ecco, cosa condividete con questa realtà? Il senso di comunità, attraverso il quale si mandano tutti questi bei messaggi. È bello il fatto che stasera noi suoniamo con altre persone suonano con noi, che suonano con altre ancora, tutti insieme sul palco, tutti insieme fuori dal palco, tutti insieme da stamattina a luna, per mandare un po' questo messaggio di comunità in generale, di stiamo sempre insieme, ci troviamo bene, se lo facciamo noi perché non possono farlo tutti. Cancelliamo le differenze. Cancelliamo assolutamente le differenze, lo facciamo suonando e divertendoci. La lotta al sessismo, al bullismo, all'omofobia è una lotta che comunque ci riguarda in primis, comunque essendo facendo parte proprio della generazione che tratta soprattutto di questi temi e che ne è particolarmente coinvolta. Quindi per noi è un'occasione veramente per, soprattutto stasera, ma poi questo è anche un monito per il futuro, essere liberi di essere quello che vogliamo senza premure, senza assolutamente nessun vincolo. Quella è la cosa importante. Poi per il resto speriamo di divertirci molto stasera. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Indie Pride, Benelli, ci troviamo a Bologna, alla prossima. Ci vediamo. Ciao. Ciao.